centro di smercio di strumenti. Vengono qui di fatto diverse attività e capiamo la metodica. Ci sono due personaggi importanti nel comprensorio dell'isola che denotano la disponibilità di ingenti quantitativi di eroina, soprattutto. Queste intuizioni investigative ci fanno fare diversi recuperi nel corso delle indagini, perché recuperiamo i posti in cui veniva occultata questa eroina. Proprio perché sono dei grossisti che hanno questa disponibilità, a loro fanno capo personaggi di spicco dello spaccio cotonese e dello spaccio catanzarese.